Eccoci amici, anche oggi a fare la nostra spesa a Loreto a Prutino da Conad Amasi. Torno ad acquistare un prodotto che in cucina è veramente tanto versatile ma anche tanto pieno di salute, delle zucchine. Ho comperato delle zucchine, ora torno a curiosare in uno dei miei reparti preferiti. Indovinate? Il reparto pescheria. Amici, eccoci arrivati in questo splendido reparto. Guardate che cosa ho trovato. Dei tartufi di mare. Grazie a te. Ai nostri tartufi di mare e alle nostre zucchine aggiungiamo della pasta. Acquistiamo dei fusilloni napoletani della linea Sapori e Dintorni, una pasta che viene essiccata lentamente e trafilata al bronzo. Amici, siamo al completo anche oggi, dirigiamoci in cassa! Grazie! Ci siamo anche oggi, corriamo dal nostro amato chef. Il benvenuto quest'oggi ve lo diamo insieme, io e il nostro chef Maurizio Della Valle. Ciao Jennifer. Ciao Maurizio, contentissima di rivederti, oramai ci vediamo tutti i giorni, siamo diventati amicissimi. Che mi hai comprato? Sì, come di consueto ti porto la mia spesa e quest'oggi sono andata un po' sul basic, tanto oramai noi facciamo delle cose talmente tanto particolari che la spesa di oggi le è molto semplice. Le cose semplici sono sempre le migliori. Sì. Beh, questo è anche vero. Allora, delle zucchine, dei tartufi di mare e dei fusilloni. Perfetto. Voglio un primo piatto in sintesi. Ok, perfetto. C'hai fame? Ok, ho fame, sì. Ok, allora, tartufi di mare sono una leccornia, ottimi da mangiare crudi, spesso li troviamo crudi. Noi li abbiamo cucinati, vediamo un po' che se ti piacciono. Ricordi quando me li hai fatti mangiare con l'anguria? Erano sì, buonissimi. Sì, sì. Buonissimi. Quindi in estate, diciamo, si sposano bene. Ok. Io cucino sempre i due alimenti in maniera separata, hanno due tempi di cottura, quindi le zucchine le abbiamo già cucinate e messe da parte con una leggera puntina di aglio, dell'olio e del sale e messi da parte. Abbiamo preso solo la parte esterna delle zucchine? Sì, solo la parte verde della zucchina, la parte interna poi ci può servire per fare altre operazioni, per fare dei brodi, per fare insomma... Tartufi, aglio, rosmarino. La cosa più urgente da fare è buttare la nostra pasta. Sì, perché ricordiamo ai nostri telespettatori che i nostri primi per realizzarli hanno bisogno semplicemente dei minuti di cottura della pasta. Nel frattempo noi riusciamo a fare tutto il resto. Sì. Perfetto. Tartufi. Ecco, un consiglio che do: si aprono molto più lentamente rispetto alle vongole, le nostre paparazze. Vi consiglio di cucinarle a temperatura non molto alta, perché così si cucinano più delicatamente, non subiscono lo stress e si impoveriscono la loro acqua. Per dare un tocco di abruzzosità aggiungiamo qualche pistillo di zafferano nell'aquila. Sì. Sono felicissima di questa cosa, perché a me piace veramente tanto 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 lo zafferano. Sì. Poi è un prodotto tipico della nostra terra, insomma. Ma poi si sposa bene con il nostro fusillone. Siamo pronti all'impiatto. Quindi proprio giusto, piatto velocissimo. Sì, giusto, tu ci troverai in consueto l'abbinamento formaggio pesce, però a me piace tantissimo, non tantissimo da aggiungerne, però un pochettino di formaggio ci sta molto bene. Ecco, forse quel che serve per dare una mantecata, sì, che lega un po' il tutto. Sì. Hai visto come sto diventando esperta, Maurizio? No, grazie a te. Bravissima.
In piatto, allora. Procediamo. Procediamo. So che ormai ti conosco bene. E ti piace il piccante. In questo piatto, anche per dare una nota di croccante a questo fusillo con i tartufi di mare, secondo me non dobbiamo. Possiamo servirci di questo prodotto che è meraviglioso, di questa azienda che fa questo prodotto in maniera tradizionale, ma diciamo eccezionale. Coniugando innovazione, sì. Anche piccadilli, sì. Che meraviglia, sono croccantissimi questi peperoncini, io li adoro. Sì. Insomma, da quando me l'hai fatta assaggiare io qualsiasi cosa che preparo vai, sì, metto, sì, piccadilli. Ma anche i nostri ospiti a tavola li serviamo e sono sempre, rimangono tutti esterrefatti. Prego. Vado, procedo con l'assaggio, prendo anche proprio un bel pezzo di peperoncino, perché sono per i gusti abbastanza decisi. Vado. Piace? Bene? Da morire, tantissimo. Un vino da abbinare. Ok, allora ho pensato, con l'aggiunta dello zafferano, del minerale, del tartufo di mare, della sapidità, secondo me il pecorino dell'azienda, della cantina Tollo, e con i suoi profumi e con la sua acidità è perfetto per questo piatto. Beh, è 2013, è 13 gradi e mezzo, è meraviglioso. Beh, Cantina Tollo insomma ci stupisce sempre con i suoi prodotti e ci dà anche una vasta gamma di prodotti, sì, che possiamo utilizzare per ogni piatto. Diciamo che per ogni tipo di piatto, ecco, riusciamo, c'è sempre la soluzione adatta proposta da Cantina Tollo con i suoi prodotti veramente stupendi. Noi vi salutiamo e vi ricordiamo di continuare a seguirci ogni giorno su Rete 8.